Buonasera, buonasera, benvenuti all'appuntamento con Vox Populi. Questa sera puntata speciale dedicata agli attacchi terroristici su Parigi, attacchi terroristici sull'Europa, qualcuno ha detto attacchi all'umanità. Noi parleremo questa sera dei fatti di Parigi, ma cercheremo di farlo anche per analizzare le conseguenze, più che quello che è successo, perché ormai da venerdì notte fino ancora ad oggi, si parla, si è continuato a parlare, si continuerà a parlare di quello che è successo. Noi vogliamo parlare oggi delle conseguenze, ma anche delle conseguenze sulla nostra vita quotidiana qui in Friuli Venezia Giulia. Ci sono obiettivi cosiddetti sensibili, eh, c'è in questo momento una psicosi generale, scattano allarmi che poi per fortuna si rivelano falsi allarmi al minimo piccolo indizio, è successo a Venezia con l'aeroporto evacuato momentaneamente per un allarme bomba, succederà senz'altro anche nei prossimi giorni, la soglia di attenzione è davvero molto alta. Intanto io saluto gli ospiti in studio, buonasera a Marco Orioles, sociologo, buonasera, buonasera, buonasera a Bouraudis Slatni, Slatni sì, sì, sì. che è il rappresentante della comunità islamica di San Rocco, giusto? Sì. Udine, sì. Di Udine, del quartiere di San Rocco, sì, qui sì. nella città di sì. Udine. Ma Andremo. si vive anche qui una certa generalizzazione sul fatto di essere musulmani e venire quindi associati a Un Islam integralista? Allora, innanzitutto, io vorrei parlare di cose anche molto più importante della sua domanda. Eh, vorrei prima presentare le, le mie condolianze alla famiglia di Valeria Solisini, in particolare alla mamma, al papà e a tutti i suoi familiari. Questo è il numero uno, perché so cosa vuol dire eh, fare crescere un, un figlio fino ad arrivare ai 27 anni e poi viene ammassato sì, così ingiustamente. Okay. Non è giusto. Le condolianze a tutti il Veneto. Okay. Zai ha promesso di avvicinare la famiglia, l'ho sentito ieri in un un'emittente televisiva e diceva che devo dare la mano ai familiari qualora chiedessero una, un aiuto evidentemente dobbiamo le condoglianze a tutti quelli che hanno perso i loro cari in, in Francia e certo. mi auguro che quelli che sono eh, ricoverati che ritornano ai loro familiari che il bilancio delle vittime si fermi lì, non è che va, a, va, va ad aumentare e noi da anni sentiamo che qualsiasi atto viene direttamente associato alla nostra religione. Gli altri atti non vengono mai associati alle religioni. di Ma me. voi siete arrabbiati nei confronti dei musulmani guarda, imperialisti io, che dimettano nelle eh, allora, confronti di essere Innanzitutto siete allora, di essere trattati guarda, in questo modo? Guarda, io, io l'ho detto anche parecchie volte, abbiamo avuto il privilegio di intervenire in altri emittenti che ci hanno invitato. Per me questo tipo di atteggiamento non ha niente che a vedere, questo per me non sono un suo Punto, E l'ho detto, una persona che va a sparare e fare del male a una persona inerme, innocente, non ha niente che a vedere, non è quello che mi hanno insegnato i miei da queste parti. I miei mi hanno sempre rimproverato anche facendo male un uccello o un gattino, mi dicono in arabo haram, è un peccato, figuriamoci un po' ad uccidere un'altra persona. Ah, Toriolis, attacco all'umanità, tentato all'umanità o è esagerato metterla in questi termini? Assolutamente no, perché se prendiamo l'elenco delle vittime del jihadismo c'è una vasta gamma di popoli, culture e religioni. Mi piace la domanda che lei ha fatto a Burawi se, il, se Burawi si sente offeso perché vedete agli occhi di persone come Burawi e anche del pontefice gli Allah è più grande Allahu Akbar pronunciati dai jihadisti che hanno compiuto questa orribile strage sono una bestemmia, eh, una bestemmia per bestemmia, citare esatto. il papa però ma forse, agli occhi, ma agli occhi per gli stessi musulmani certamente per, per, gli stessi, per le stesse persone lì, utilizzata per giustificare que, quelle gesta poi non volevo interrompere la Violes, mi scusi. Certo. certo, certo, per le stesse per, per le tantissime persone come Burawi è una bestemmia. Ma il problema è che al, agli occhi dei jihadisti, cioè di coloro che perpetrano queste azioni, eh, la loro missione è dannatamente religiosa, dannatamente islamica. E purtroppo il problema è che Burawi, con tutta la buona volontà, e la sincerità che lo contraddistingue così come contraddistingue tutti i musulmani che sono scesi in piazza in tantissime località italiane, in Francia, dappertutto, nessuno è in grado di scomunicare costoro, perché eh, esiste un problema intrinseco alla religione islamica, ossia che essendo una religione acefala, e ogni tanto emerge qualche scheggia, qualche scisma che rivendica l'autenticità del dogma. Ora, è anche vero: Burawi, questo lo sa, che all'interno dell'Islam esiste quello che viene definito consenso, ossia, l'ortodossia è ciò che accomuna la maggior parte dei sapienti, dei religiosi. Però è anche vero che nei secoli, nei 14 secoli della storia islamica sono emerse interpretazioni. Nuove e eh, radicali che hanno rivendicato la paternità, l'autenticità dell'Islam. E così con lo scisma va a che è di fatto la matrice di quello che noi stiamo vedendo nel califfato. Uno scisma, un movimento puritano che emerge nel XVIII secolo in Arabia Saudita, che dà praticamente la grammatica all'attuale califfato. Però com'è possibile che eh, una stragrande maggioranza, perché i musulmani sono tanti, e la stragrande maggioranza costituisce un islam moderato. Com'è possibile che non si riesca ad isolare e in qualche modo combattere in maniera forte dall'interno, quindi dall'islam stesso, queste che sono delle minoranze? Guardi, io vorrei fare una riflessione non teologica ma sociologica. Molto grave, me ne rendo conto, eh, eh, ma i fatti di Parigi, e non solo i fatti di Parigi, lo documentano. Non è, non è tanto un fatto di contiguità religiosa, ma di contiguità sociologica. Cioè, se noi studiamo la le dinamiche di questo attentato che è stato ordito a Racca nella capitale del califfato, pianificato in Europa a cavallo tra Francia e Gran Bretagna ed eseguito da un, un comando che era composto da otto persone ma aveva sicuramente una, una composizione di almeno 24 persone secondo base, sì. quanto, dice, eh, quanto dicono le autorità francesi e qui eh, si rivela un, una grande rete di complicità. E adesso stanno, eh, sono molto interessanti gli articoli che stanno uscendo, che analizzano. Tutto appunto il retroscena di questo, di questo piano diabolico messo, che ha mostrato un'efficienza, e un'efficacia paurosa, eh, pa e sottolineo paurosa. E, eh, e tutti gli occhi sono puntati sul Belgio, in particolare su questo quartiere di Bruxelles a pochi passi dalle grandi istituzioni sì. dell'Unione Europea, che viene, eh, viene definito un ghetto o per usare un'espressione più pittoresca, il Belgistan. Questo quartiere di, da, da cui sono venuti eh, soprattutto la, la cosiddetta mastermind de, dell'attentato, che è il, il, il più grande ricercato d'Europa in questo momento, è lo stanno lui, cercando sì. tutti. È un quartiere che ha prodotto eh, tutta una serie di. Eh, criminali eh, e fanatici eh, si parte dal, dal, dall'uomo che eh, si fece, salta, fece saltare in aria se stesso e il comandante Massoud, il capo della resistenza afghana nel 2001 in Afghanistan per arrivare fino alla la mente degli attentati di Madrid del 2004 e nei tempi più recenti abbiamo visto che le armi che sono state usate nell'attentato di Charlie Hebdo sono state comprate in quel quartiere da quel quartiere è partito l'attentatore, fermato appena, per miracolo da alcuni soldati americani in licenza in un treno ad alta velocità che stava percorrendo la tratta tra il Belgio e la Francia. Allora, qui non è un, solo una questione di contiguità religiosa tra l'Islam moderato e l'Islam fanatico e oltreazionista, su cui potremmo discutere per 50.000 50 trasmissioni. Il vero problema in questo momento in Europa è che noi abbiamo una nebulosa conficcata all'interno della nostra società e, con particolare, riguardo alle comunità islamiche, che di fatto è il nostro nemico, il nemico dentro. Allora, questa è un'affermazione che deve essere accompagnata da una formazione costruttiva. Qui c'è un gran lavoro da fare con amici come Burawi, per identificare e eh, portare a, dire, a più miti consigli le persone che eh, vengono definite non assimilabili al, Insomma, al nostro interesse. primi segnali di pericolo, la comunità musulmana deve aiutare? Già lo fa, già lo fa, già perché lo fa. Burawi lo ripete sempre che lui si Ma Evidentemente in Belgio non avviene questo. Evidentemente in, evidentemente in, voglio voglio in molti che paesi tutti, europei non si è fa, non, non voglio è immaginare fa. che in quel quartiere tutti i musulmani siano integralisti. No, allora beh, teniamo conto che quello è un quartiere di 100.000 abitanti con una presenza araba pari a circa 36.000, insomma un terzo. E, lì, ci, e di questo terzo... Lì, lì purtroppo ci sono anche fenomeni sgradevolissimi di complicità non da parte degli arabi, ma da parte della classe politica belga che si è acquistata il consenso. Del, per, per mero mercimonio elettorale, eh, in cambio di una benigna indifferenza nei confronti di Beh, fenomeni di cui adesso parliamo. il prezzo. Orioles. Da sociologo, eh, chiaramente eh, questa è una eh, situazione nella quale eh, era prevedibile che eh, ci potessimo trovare nei giorni successivi ad un evento del genere. Ora bisognerà capire cosa succederà nei prossimi giorni quando. Chiaramente la tensione si allenterà, fisiologicamente direi. Guardi, era talmente prevedibile tutto questo che per dirlo basta evidenziare la scelta eh, giusta da parte vostra di fare un collegamento con la sinagoga di Trieste, perché vedete, eh, il jihadismo prende di mira volentieri obiettivi ebraici. E lo ha fatto già in una prefigurazione che poi ha dato vita a un'escalation. Proprio a partire da questo quartiere dannato, da questo ghetto di Bruxelles, con due personaggi, Mohamed Mera e Mehdi Nemouche, che eh, hanno colpito in Francia obiettivi ebraici. Entrambi sono jihadisti salafiti, entrambi sono cittadini europei. Di seconda generazione, quindi europei con passaporto Schengen, entrambi nell'era del jihadismo califale hanno scelto di prendere di mira obiettivi ebraici. Kulibali non c'è riuscito a entrare nell'asilo, Mohammed Mera ha fatto fuori un rabbino. Eh, insegnante di una scuola ebraica, i suoi figli e altri ragazzi nel famoso attentato di Tolosa che doveva già insegnarci qualcosa, non ci ha insegnato niente. Soprattutto l'episodio del 2004 di Medi Nemush ci doveva insegnare qualcosa perché Nemush era un reduce della Siria come alcuni degli attentatori che sono entrati in scena venerdì. Allora. Noi abbiamo delle lezioni da apprendere, forse avremmo fatto meglio ad apprendere prima di questo eccidio, di questa mattanza, di questo sabba parigino. E la lezione è che dobbiamo riflettere sui paradossi di un'integrazione che noi abbiamo cercato e non siamo riusciti a costruirla efficacemente anche perché noi abbiamo forti problemi anche all'interno del pensiero occidentale e, e su cui potremmo di divertirci per intere trasmissioni. Andiamo avanti un attimo anche mettendo eh, qui alle nostre spalle, ma anche in primo piano, la, la grafica con il quesito, non questa, la successiva, quella dove si parla del fallimento dell'integrazione, eh, fallimento, eh, ecco, vediamo se la, se la troviamo, ecco, possiamo, possiamo parlare anche di quella lì, Beh, questa qui potrebbe essere, eh, sì mettiamo questa qui, questa va bene, inconciliabili e vediamo chiaramente una, una donna coperta ed un'altra invece con un atteggiamento eh, disinvolto, eh, diciamo più occidentale sentiamo sentiamo vorrei sentire lei su questo è inconciliabile questo no io cioè, questa foto non può essere niente che una cosa pubblicitaria per me non ha, non ha peso eh, io cioè, abbiamo avuto cioè, estremizzare no, un concetto no, è inconciliabile guardi in io che si no possano io, vivere, io possano vivere persone che hanno tutto il diritto di coprirsi e persone che hanno tutto il diritto di farsi il selfie di vivere una vita diversa più all'occidentale. Guarda, guarda che il demonio prima di diventare un demonio era un angelo e quindi io preferisco non commentare questa foto. Eh, io rispondo soltanto, il Console ha detto che la Francia ha ricevuto eh, la gente che veniva per migliorare loro, la sua eccellenza, per migliorare la vita, per migliorare la vita di, eh, eh, diciamo degli immigrati. Ma l'unica cosa è che noi stiamo parlando soltanto su un livello, eh, la sua eccellenza ha parlato del migliorare la vita degli immigrati che sono andati in Francia, però non ha parlato di chi ha peggiorato la loro vita, chi li ha spinti a venire in Francia. Questo è uno. Due, per quanto riguarda il... La, la, la... No, questo qua la signora lo capisce al volo. Eh, per quanto riguarda la, la risposta dell'asilo, quella che aveva qualibali in mente per attaccare un asilo in cui ci sono bambini, è una cosa orrenda e da condannare. Ma purtroppo noi, questo tipo di atteggiamento di qualibali a uccidere i bambini, è del quotidiano nostro. Noi, nel mondo arabo e musulmano, lo vediamo ogni giorno. Qua l'hanno visto dopo 6, 7 mesi, dopo Charlie Hebdo. L'hanno visto eh, in questi attacchi orrendi a Parigi. Però noi è del nostro quotidiano. Il problema è che cose che impedisce il dialogo fra di noi è che c'è uno che parla a senso unico, che è, è, è la persona pacifista che cavalca un, un cavallo bianco, vestito tutto in bianco, non fa male, mai a nessuno. Invece, questo tipo di discorso nostro, se viene sentito dall'altra parte del Mediterraneo dicono ma di che cosa parlano queste qua quindi se noi dobbiamo parlare chiariamo fuori il problema e andiamo prima alla radice se noi andiamo a parlare del risultato anche alla radice guarda che arriveremo a un ottimo risultato e anche un dialogo sereno ma se fa vedere soltanto la parte bianca e la parte vera nera la parte scoperta del, diciamo coperta della luna non andiamo d'accordo è meglio mettere le cose ben chiaro sul tavolo Marco mi capisci sì, per quanto riguarda questo tipo di eh, Orioles, piccolo intervento diciamo. prima la risposta che non mi ha voluto dare non mi ha voluto dare Slatni. Eh, ma eh, è inconciliabile eh? è, una, è chiaramente una grafica un po' provocatoria no ma lasciamo ma fare, per dire, per... con il rispetto si può arrivare ma è graziosa questa grafica però io vorrei spezzare una lancia in favore di persone come Burai Slatni che sono impegnate da tempo nell'integrazione non solo della loro comunità, ma eh, voglio, stanno dando un contributo fattivo alla, alla vita eh, sociale e culturale di questa città. Il problema è un altro. Io vorrei, vorrei dire una cosa, se mi permettete, eh, chi semina vento raccoglie tempesta, noi occidentali abbiamo fatto un enorme errore. Noi ci siamo autoflagellati e noi adesso raccogliamo i risultati perché noi abbiamo amato ritenere che per l'appunto che eh, la colpa di tutti i problemi del mondo era nostra perché noi siamo cattivi, occidentali, colonialisti, imperialisti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo costruito le nostre gabbie mentali per cui per esempio il modello di integrazione qual è? Quello multiculturale per cui c'è il diritto di essere diversi, addirittura irriducibilmente diversi e anche la diversità più intollerabile va tollerata perché chi ha il diritto di giudicare? Chi è che si può ergere e dire una cultura è inferiore o superiore? Beh, sono Francia, tu, questi sono tutti i paradossi. La Francia con il suo modello ecco, di, di accoglienza e di integrazione da questo punto di vista la, la Fra, è, è un paese la, modello, se ecco, vogliamo. Ecco, la Francia, la, le istituzioni repubblicane hanno un modello di integrazione molto rigido in senso appunto laico loro, la, o la laicità come osano dire, però all'interno del, del paese c'è una guerra permanente eh, tra i partiti e non solo tra i partiti da parte di militanti, gruppi che ritengono razzista il modello, il modello repubblicano francese che ritiene semplicemente che le diversità, le differenze per esempio non possono prendere spazio nella scuola. La scuola è lo spazio della Repubblica dove tutti ci si deve riconoscere sotto il tricolore, la, eh, la Marianne e i valori laici della Repubblica, per cui il velo, ma anche i simboli ebraici, qualunque simbolo religioso non può prendere a scuola, ma questo è un modello molto forte, è stata una scelta precisa che rispecchia anche un retaggio da parte di un paese orgoglioso delle proprie radici, però questo è stato un modello che è stato attaccato brutalmente come razzista da parte dell'intera dell Accademia europea che taccia praticamente i, 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 i francesi di essere dei nazisti, per, semplicemente perché hanno fatto una scelta politica come dire noi siamo francesi, noi abbiamo fatto la rivoluzione, la rivoluzione nel 1789 abbiamo dato dei valori all'intera umanità, ci sentiamo in dovere di portare avanti questa civilizzazione. Ebbene, portare avanti questa, che potrebbe sembrare una battaglia condivisibile, è stata tacciata di razzismo dall'intelligenza europea. Allora, poi voglio dire, eh, eh, si può discutere quanto vogliamo, ma se poi il risultato. Il risultato che raccogliamo con tutta la nostra eh, tolleranza è il jihadismo in casa, eh, sono eh, le seconde eh. generazioni che non si identificano per niente con la civiltà in cui sono cresciuti. Voglio ricordare in questo momento anche il professor Fouad Allam, che aveva scritto eh, per, per un libro, certo. Il jihadista della porta accanto, e che era stato anche nostro ospite in un'altra triste occasione, proprio quella degli attentati a, a Charlie Hebdo. Andiamo a vedere la copertina di Charlie Hebdo, eh, che eh, dopo gli attentati. Uh, ha pubblicato questa, questa vignetta e con il titolo «Loro hanno le armi, noi lo champagne». <coughs> Qui si ferma uh, il testo ma poi c'è un'altra aggiunta «Si fottano». Ecco, uh, passateci il termine, uh, ma questo è quello che uh, è il senso della, de, della vignetta e di quello che Charlie Hebdo ha scritto. Uh, la, la console allora, vai, ha detto, ha detto bisogna interrogarsi su che cosa siamo abituati vabbè eh, comunque <ride> andiamo avanti siamo Dicevo, la console <ride> ha detto cosa bisogna fare ecco adesso chiaramente questo è non so se è il caso di chiamarlo ad esempio ma è il modo questo giusto di, di reagire e di creare le basi per un dialogo quello di Calebdo Cosa ma. deve fare? Posso dire due, è una provocata? paroline per ma... non, non vorrei fregarti la no, parola. Tra lato più vai, di me. Vai, 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 Tranquillo. Vai, vai, però è giusto reagire è così? Vai. No, c'è par condition. Vai, no, vai, per vai. favore. No, però lei mi deve non può essere mi dica... peggio di libero, dai. Libero è. guarda. Libero c'è andato duro. Allora, allora, peggio dico libero dice. Ma allora, No, ma è stato molto moderato rispetto a, a, a libero. Sicuramente. scusi i francesi non hanno preso il. non si sono azzardati a. A dare delle B maiuscole ai musulmani, sì, capito? Sì, sì. Io, io non pretendo niente dai cittadini italiani io pretendo da lei e dalle sue colleghe che lavorano nel campo delle informazioni certo. di dire una buona parola che stanno infangando il vostro mistero, prima di infangarci noi, ok? Eh, per quanto riguarda la religione, lui ha detto la religione ebraica, io non vorrei buttare sulla religione ebraica perché non, non vado a buttarmi su delle cose che non conosco. Dici due versetti del Corano in materia di costringere gli altri a diventare musulmani. Il primo versetto là, è Ekarahafid Non c'è costrizione nella religione. Se Mejjalla mi sta sentendo può anche tradurre. Il secondo versetto dice: Man c'è a fagliacfor, Man, a umano, man a Chi vuole credere, ben venga. Chi vuole non credere, ben venga lo stesso. Questi sono due versetti eh, ben chiari. Innanzitutto per risolvere, dico soltanto una frase, tanto per cominciare dobbiamo togliere di mense, come dicono i francesi, la folie des grandeurs e che possiamo discutere. Orioles, ma io cosa traiamo da questo mini dibattito? Io faccio un plauso a Charlie Hebdo perché quella vignetta mi piace troppo, quella copertina. Facciamola rivedere, facciamola facciamo, facciamo, facciamo per qui. favore rivedere perché credo che Curawi non si dispiacerà perché... Eh, come, sa, come sai bene, Burao. Tu sai che io non bevo, Shard, Chard, tanto no, ma no, al di là ah. di questo, Beh, il, il direttore ha detto: uh, l'unica risposta da dare ai terroristi è rendere vano eh, il ecco. terrore che cercano di creare. Ecco, ecco perché eh, in questo caso, Charlie Hebdo ha scelto di non ritrarre. Maometto, sai benissimo che il direttore, il nuovo direttore, eh, è entrato in carica dopo la, la triste fine del suo predecessore ha annunciato pubblicamente che Charlie Hebdo non avrebbe più fatto vignette che appunto i musulmani alcuni musulmani ritengono dissacranti ma mh, dicevo è importante quella vignetta perché l'umorismo è un tratto eh, fondamentale dell'umanità perché serve per esorcizzare per superare le eh, le emergenze, anche le sconfitte, il dolore. Eh, io personalmente, se per, mi permettete di citare una delle più belle ricerche che ho fatto, è stata sullo humor, sull'11 sull settembre, perché nonostante si, si sia trattato di una catastrofe, di un vero attacco all'umanità, l'11 settembre ha dato vita a una eh, produzione umoristica debordante, ma fatta da persone che in quel modo a, hanno sconfitto la paura. E, e, e io devo dire che questo tratto mi dà grande speranza sulla presenza di anticorpi nelle società per superare appunto la paura che invece alcuni personaggi spregiudicati vorrebbero seminare ne, nella nostra società e mi piace questo battibecco tra, tra no, Burawi e il, il console perché io capisco, eh, Burawi, capisco Burawi che viene da, una, da un paese che è stato che che insegnare, È stato, insegnare il valori, guarda che io non li ho vissuto dai che francesi sta, che è stato colonizzato, comunque. però Burawi non sarebbe il caso di finirla con la storia delle eh, colonie allora. sono passati, sono passati più di 50 anni da quando eh, da che quando guarda è che, guarda che gli eh, ebrei hanno passato un prip davanti al tribunale sì, se parla del 1945, sì, sto parlando del appunto, 1962, appunto, appunto, 1962. Appunto, perdere sono passati 50 no, no, no. 53 anni andiamo avanti. 60 cerchiamo anni costruire... dopo la seconda cerchiamo... guerra mondiale passano ancora i nazisti Ma... davanti al tribunale lascia perdere cerchiamo di costruire un'Europa migliore col contributo di tutti un piccolo messaggio ai nostri amici di Charlie Hebdo. Sì. E io li invito per due cosette: prima per il champagne e due per la loro storia loro devono leggere perché no, no, non, è, non è possibile che uno che eh, ha un giornale di questo tipo deve leggere cosa dice Victor Ego, Lamartine e Georges Bernard Shaw sul profeta dell'islam loro devono leggere questo la seconda cosa loro possono bevere il champagne quello che vogliono però la persona che loro hanno preso in giro il profeta dell'islam nelle statistiche non miei delle Nazioni Unite, 10% della popolazione mondiale muore a causa dell'alcol. Noi, seguendo il profeta dell'Islam, l'alcol non l'abbiamo consumato da 14 secoli. La mia domanda, a quelle di Charlie Hebdo, è di contare ah. quante persone sono state salvati da 14 secoli alla che non corta, hanno mai toccato l'alcol. Alla corte del califfo Abbaside si beveva a volontà. Ma al di, là di, al, di là di, al di là di questo, scusami, eh, eh, questo è un punto importante che hai sollevato perché eh, Burawi, come tanti musulmani, ha il dente avvelenato con Charlie Hebdo per i motivi che abbiamo detto. Però io ti vorrei chiedere... Scusa, Marco, perché qui, stiamo qui, mischiando qui, qui, qui fra la libertà di espressione e gli insulti. No, noi ma, abbiamo sì, ma, parlato sempre insieme, ti ho mai insultato? No. Okay. No, ma no. pensiamo Ma ogni tu, Neco, di... ne, ti faccio una domanda molto diretta. Okay. Noi siamo in Europa. L'Europa ha una, formalmente siamo in Europa, eh, siamo, siamo in Europa, su, sì, da, da siamo questo bene. punto di vista. Siamo in Europa abbiamo una antica tradizione di libertà di espressione eh, a 360 gradi, anche violenta. Perché non dimentichiamo, Charlie Hebdo rappresenta una subcultura francese molto vivace che, peraltro, colpisce chiunque. Perché non è che Charlie Hebdo fosse specializzato in vignette su Maometto. Perché Ma se prendono il nostro politico e io ti chiedo un attimo: perché abbiamo il video che ha pubblicato Libero TV dell'evacuazione dello stadio di Hannover. Guarda, libero e preferisco uscire, non guardare. Vabbè, no, noi no, per facendo, me, non sono cristiano. Stiamo facendo informazioni. Questo è un video che ha, eh, tra l'altro, credo che abbia, abbia postato Rud Gullit ex calciatore del Milan olandese, che era lì, evidentemente, nella partita. E queste sono le immagini delle scene. Del, cioè. dei momenti in cui è stato necessario evacuare lo stadio, la zona limitrofa allo stadio per il rischio concreto a quanto cioè. pare. Eh, di, eh, di un attentato visto che era stato rinvenuto un pacco, un pacco sospetto eh, no, no, amico, no, io volevo fare a una domanda Marco, diretta wow, ti una No, sono semplice. io che la sto facendo a te e, mm -hmm. e ti prego di rispondermi chiaramente sì. in, in modo diretto ed esplicito Dimmi. allora in Europa esiste la libertà di espressione tutelata sì, certo. tutelata dalle leggi sì. poi se uno eh, deborda nella calunnia si può rivolgere a un tribunale per essere tutelato allora e noi abbiamo questa tradizione: esistono giornali corsari che sono comprati da pochissime persone e eh, che fanno queste cose. Allora, eh, mi vuoi dire cosa facciamo? Dobbiamo imbavagliarli, dobbiamo metterli in galera o dobbiamo aspettare che qualche bravo jihadista pensi a risolvere il problema? Rispondi. Qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Come possiamo siamo con... siamo a faccia di... allora, lei la domanda? Allora, perché noi siamo sempre richiamati eh, dalla nostra religione, io, come fosse una persona, io che sono europeo, italiano, udinese, devo sempre tenere la bandiera islamica. Io devo per forza tenere sempre la bandiera islamica. Io ho fatto la domanda molto semplice: quelli che ha scritto libero e libertà di espressione o insulto, poi la magistratura fa il lavoro e una domanda, puoi rispondere: se non vuoi, non ci sono problemi. L'ultimo intervento, intervento? No, hai risposto alla, alla domanda: la, cosa facciamo con Charlie Hebdo? Se vuole, se vuole dilettarsi, balancarsi con guarda, le vignette sono, su Maometto, sono, qual, è guarda, qual è la soluzione? qual è la soluzione? C'è la magistratura Metterli francese. La non sono mai princese. riusciti a condannarli hanno, no. hanno cercato le organizzazioni islamiche Ma tu di, di portarli in tribunale non sono la, la moschea di Parigi la più sì. moderata, la sì. più credibile non puoi mai immaginare quante volte hanno denunciato la domanda se sono me. riusciti Stavo a parlando. condannarlo no. il motivo faccio la domanda. ci, allora, la domanda motivo a ci sarà. Sarà. voi ci chiamano sempre con la nostra religione Noi tutti quelli che si conviene in Medio Oriente non abbiamo mai detto Cristiano ha fatto eh, come Bush, non abbiamo mai detto l'ebreo che ha fatto questa volta invece dalla russia che dal, dalla seconda guerra mondiale fino adesso sono stati sempre amici degli arabi e degli islamici all'aeroporto di mosca prima che i soldati russi lasciavano il, la loro terra per andare a combattere in siria hanno avuto la benedizione del rappresentante non nel capo loro ma uno dei più grandi rappresentanti della chiesa ortodossa dicendo che questa qua è una guerra santa allora per favore, uno che parla così, o libero, ma questa qua è gente responsabile? Getta benzina io, sul fuoco. Ma io mi metto certo. paura, io mi metto paura di un titolo, io non assumo nessuna responsabilità di questo, di quello. Io ho una mentalità abbastanza aperta. Possono dire quello che vogliono il punto è questo. Titolo... con la mentalità un po' alterata ma potrebbe essere dall'altra parte del mare. Ma eh, nessun, titolo, parte... nessun titolo, però, giustificherebbe scusa, come nessuna vignetta allora, giustifica la, parte, la strage a Scientella. Dall'altra parte del mondo che tutti morti. capiscano questa parola che sì, ha scritto si può... aspetta un attimino, io non sto dicendo niente. Si sto si dicendo può deprecare quello che hanno fatto ma non... spiegazione che ha dato il giornale. A fare la differenza fra l'adverbio e l'aggettivo, dicendo: uno spostato di testa dall'altra parte del mare prenderà un zanichelli e dici: Aspetta un po', vedi tu, questo qua è un aggettivo o un adverbio? Va bene, ma tu, ma tu hai fiducia nei tribunali italiani? Mi sembra che ci sia, che, che finirà. Alla sbarra Belpietro per il suo titolo. Adesso aspettiamo serenamente la decisione della, Guarda, mag un della magistratura. Di in di uno, stato, di offese, in, uno, in uno, uno Stato di diritto le controversie si dirimono nei tribunali. Se noi pensiamo di sobbillare le popolazioni, soprattutto le minoranze livorose, e, e noi creiamo i presupposti perché poi qualche testa calda prenda il Kalashnikov e faccia 12 morti in centro a Parigi. Questa è una cosa che io eh, mi sento di dire perché eh, eh, questo delitto tragico del 7 gennaio, con, eh, quando i due fratelli parigini si sono presentati nella redazione di Charlie Hebdo, hanno fatto 12 morti e sono usciti dicendo Allah è grande, abbiamo vendicato il profeta Maometto abbiamo ucciso Charlie Hebdo, quel delitto è stato anche il frutto di... Anni e anni di campagna di odio nei confronti di questo, piccola pattuglia di disegnatori che si baloccavano con la matita, ma possiamo creare uno scontro di civiltà nei confronti di, di, di un, un gruppo di, 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 di persone così, che, sono, che dire, vendeva qualche migliaio di copie a Charlie Hebdo, perché? Costi fare e farne una questione di, ono di onore. Allora, ma io mi preoccupo, perché vedi, questa è una, la cosa che mi preoccupa, perché io so che siete. Eh, pacifici, che volete convivere in pace, ma il fatto che vogliate mettere il bavaglio a Charlie no, no. che vogliate, sì, perché volete no. mettere il bavaglio a Hebdo. io insulti, sento, io, abbiamo visto Marco, ieri in televisione, abbiamo visto ieri in televisione a una trasmissione, un musulmano italiano che ha detto candidamente che era contento in fin dei conti, che avessero fatto quella fine, e que, secondo me quell'opinione, non dico che sia rappresentativa di tutti i musulmani, ma di una parte significativa, sì. Eh, probabilmente non tutti volevano la morte di Charbonnier, ma vedergli dietro le sbarre c'è. Cioè. Ma allora sentiamo cosa diceva Charbonnier, perché Charbonnier prima di morire ha scritto la sua, la sua opera, probabilmente sperava di pubblicarla da, da vivo, e invece eh, è uscita postuma. E lui, lui, lui argomenta in questo modo: dice, il Corano, l'Islam, il Corano, il Corano è un libro esente da diritti che non è patrimonio dei musulmani. È patrimonio dell'umanità intera, del popolo, dei lettori. Qualcuno mi vuole spiegare perché solamente i musulmani hanno il diritto di parlare di Islam, per quale dannato motivo eh, eh, per non si può parlare di Islam se non si ha la benedizione delle comunità islamiche. Ora, io capisco la sensibilità, anche, anche Papa Francesco ha fatto un'espressione eh, eh, particolarmente eh, eh, discutibile quando eh, ti ricorderai che nell'aereo che lo riportava da una visita eh, all'estero, lui ha detto: Ma se qualcuno offende mia mamma, si deve aspettare un pugno. Però è una bella. Eh, il Papa che dice: Ma sì, in fin dei conti, la violenza è giustificata di fronte all'insulto. Davvero, eh, a me fa, fa trasecolare un po'. Ecco, ribadisco, la cosa preoccupante dei musulmani, perché appunto moderati come sei tu, come sono tantissimi la, maggior la stragrande maggioranza, e che ogni tanto ci sono queste aree un po' ambigue, appunto di, di ricatto, come dire sì, no ma volete la nostra pace, smettetela di parlare, tacete, non avete il diritto di parlare. E questa è una cosa che a me fondamentalmente preoccupa. Allora io ti dico, non ti dico di smettere di parlare, smettere di insultare, è diverso il fatto. Marco, cosa ne Ma se lo vogliono se fare, cosa sono, gli sono, pensi? È una subcultura, ah, è una scena. Per quanto riguarda Charlie Hebdo, che prendono, che, che, che prendono in giro il profeta dell'Islam, io amo Mosè, amo Gesù e amo Maria e sfido un miliardo e mezzo di musulmani si riescono a offendere questi tre personaggi o insultarli, questo uno eh. adesso che ho questo Pacifica. qua a portata di mano vorrei rispondere a lui velocemente però perché velocemente, io non sono capo allora, di, di nulla cosa pensi Marco? Molto domani veloce, senti Borawi è qua al reparto di chirurgia e va con un bisturi a fare interventi chirurgici sulla gente dici questo è un matto? Va a uccidere la gente no? È. cioè per commentare il Corano o per leggere il Corano non, non, non Shamibdo non è adatto per fare non una cosa... Può, allora io ti parlo quello. dei musulmani, guarda, io ti parlo dei musulmani. Se non hai padronanza sulla lingua araba, il hadith del profeta sì, e ma la grammatica un, un araba... Un non musulmano aspetta. può fare certo, libera interpretazione certo, del Corano... Certo. Può? Certo, ma non può. insultare, da... no? Abbiamo sentito la standalkeh che, che sta leggendo il Corano. Non la no ha, no? ha tolto due, due versetti del Corano. Ha, tolto, ha cancellato due versetti del Corano. Ha detto che nel Corano non c'è il, il velo? Vabbè, Islam. qui adesso allargando, cioè, stiamo allargando un po' troppo la discussione. No, non Mi rendo conto che comunque è funzionale all'argomento all che, che abbiamo trattato. Allora, però è meglio che ciascuno si tenga il ma, suo conto. Ma magari ci torneremo in seguito. È un po' solitanto. restrittiva ah, certo. la tua concezione di democrazia. cioè ognuno ha la sua nicchia e non deve Vada che la nicchia altrui è eh, eh certo, non ho diritto un di calpestare sì. le tue le calpe, tue eh, piede, devo interrompervi eh. devo interrompervi, eh, e, e mi dispiace vabbè. anche perché, perché mi dispiace eh, io mi dispiace per il telespettatore. Molto bravo, non hanno avuto l'opportunità di intervenire. Eh, le saluto un'altra volta con le condolianze sentire, con, sentire eh, i telespettatori. Sentire sì, i telespettatori. Sì. Ma magari la faremo okay. una televisione sempre le condolianze a quelle di, certo. di Venezia. Però, eh, eh, ripeto, c'è un'enorme <coughs> differenza fra la libertà di espressione e l'insulto. Bene, siamo d'accordo su questo, c'è un'enorme differenza, su questo siamo d'accordo, ma c'è anche un'enorme differenza sul modo di reagire all'offesa. Mi piacerebbe che qualcuno mi tappasse la bocca. C'è un'enorme di no. un differenza nel reagire all'offesa tra chi va ad ammazzare eh, i vignettisti eh, di Charlie Hebdo e di chi invece allora, segue una, una legittima civile. strada civile e legale. Allora, io ti sto rispondendo in modo civile. A uno è Charlie Hebdo, gli hanno risposto anche dai mondo musulmani quali caricature, però ci sono gente Spostarsi di testa, matti, che noi stessi non possiamo controllare e che rispondono in modo violento, io, che è sbagliato. Io la ringrazio, la ringrazio Bene. per essere stato qui con noi questa sera. Okay. Uh, Barudi Slatni, della mortali. comunità, esasi sì, Mortale, chiedo scusa, <ride> la, uh, rappresentante della comunità islamica di San Rocco, San Rocco qui Udine. a Udine, grazie. e grazie a Marco Orioles, sociologo uh, che leggiamo però anche sui, sui quotidiani abbastanza spesso. Con piacere. Una bella stretta di mano, io no, sì. vi do appuntamento, o meglio Vox Populi vi dà appuntamento alla prossima settimana martedì alle ore 21, continuate a seguirci, adesso andando in onda i nostri notiziari e da domani ancora tanta informazione su quello che è accaduto a Parigi e sulle conseguenze che proprio oggi abbiamo verificato non cessano ancora, due partite di calcio sono state rinviate per rischio attentati, in particolare quella di Hannover che avrebbe dovuto vedere in campo, scendere in campo la Germania e l'Olanda per un concretissimo rischio di attentati. Arrivederci a tutti e buonanotte.